La popolazione ha inteso dedicare la chiesa alla Madonna. La Madonna poi ha preso il nome di Buddha, che poi è la stessa Madonna che nel centro storico, nel comune, si chiama Madonna delle Grazie. Oggi ci troviamo a San Mango d'Aquino, un comune di 1600 abitanti della provincia di Catanzaro. Sorge su una collina nella bassa valle del fiume Savuto, al confine con la provincia di Cosenza. La nostra attenzione è rivolta alla chiesa della Madonna della Buda, che è situata nella parte bassa del paese, importantissimo luogo di culto per tutta la popolazione di San Mango. La chiesa, che per ben due volte è stata demolita a causa dei lavori di ampliamento dell'autostrada, una prima volta nel 1965 e poi nel 2010. Oggi finalmente è stata ricostruita per la terza volta, sempre nello stesso luogo, precisamente località Buda, e il 4 giugno del 2016 è stata inaugurata la nuova chiesa. Intorno alle origini di questa chiesa ci sono diverse leggende. La prima racconta che un giorno una vecchietta, mentre si trovava alla Buda, vide una bella signora che le chiese di andare in paese per dire al parroco e alle autorità che in quel luogo doveva sorgere una chiesa. Non fu creduta e ritornò in campagna, dove nello stesso luogo trovò ancora quella bella signora, che la rimandò in paese a ripetere la richiesta, dicendo che avrebbe dato un segno agli increduli. A malincuore la vecchietta ritornò dal parroco e neppure stavolta fu creduta, quando improvvisamente il sacerdote si accorse che il pane indurito, conservato secondo l'uso di quel tempo, per diversi giorni, era tornato caldo e fumante, come appena sfornato. Si sparse la voce e molti accorsero alla Buda. Ci troviamo a San Mango, in provincia di Catanzaro, e precisamente davanti al santuario della Madonna della Buda. Siamo in compagnia del signor Armando Orlando, cultore di storia meridionale, calabrese, nativo di San Mango d'Aquino, è con noi per raccontarci la storia di questo santuario, perché questo santuario ha una storia particolare. È stato distrutto e ricostruito tre volte. Ci vuole raccontare la storia di questo santuario?
quando è nato la prima volta, perché è stato distrutto, perché è stato ricostruito, perché la follia umana, perché chiamiamo la follia umana per rispettare il progresso, ha dovuto, questa chiesa ha patito, diciamo, i danni di questa follia umana. Due volte. Il santuario originario è strettamente legato alla nascita di questo paese, di San Mango, che poi ha preso il nome d'Aquino nel 1861 per differenziarsi dagli altri San Mango che si sono trovati dopo l'Unità d'Italia. È legato alla storia del paese perché sorge nella seconda metà del 1600. Il paese è appena nato, è un paese di contadini provenienti in massima parte dai paesi vicini. I paesi vicini erano Martirano a nord, che era sede di contea ed era anche sede di diocesi, e poi i paesi oltre il fiume Savuto, cioè Cleto, Aiello, Serraiello, Grimaldi, Savuto stesso. Questa gente attraverso il fiume viene ad abitare, questo paese. Pian piano il paese da borgo rurale diventa villaggio, poi diventa comunità, università, e allora era consuetudine costruire nelle campagne delle chiese rurali per favorire il culto domenicale, essenzialmente perché c'erano contadini che abitavano sempre nelle campagne. Quindi la prima chiesa è nata ovviamente intorno al 1650. La prima menzione storica che noi abbiamo trovato su questa prima chiesa della Buda è del 1670 e la troviamo nei registri parrocchiali, quindi un documento storico originale sul quale non deve esistere nessun dubbio. 1670 esiste già questa chiesa. Così come nei paesi vicini esistevano altre chiese, c'è una bellissima testimonianza di Monsignor Taccone Gallucci, che è stato vescovo di Tropea e che nel 1904 ha pubblicato una monografia, e lui dice che tutte le chiese rurali che esistono su questo territorio, non solo a San Mango ma a Martirano, a Nocera, Grimaldi, Aiello, si può dire che ogni paese aveva uno, due o anche tre chiese rurali. Ha una vita secolare la prima chiesa della Buda perché resiste al tempo fino al 1965, poi passa l'autostrada e la chiesa viene demolita perché proprio dove attualmente c'è la corsia autostradale c'era la prima chiesa. Poi è stata ricostruita per una seconda volta. La seconda volta la chiesa, sì, è stata ricostruita evidentemente con un'architettura più moderna, è stata ricostruita intorno agli anni 70, 1970, ovviamente non nel luogo dove sorgeva la prima perché non era possibile, però nelle immediate vicinanze. Anche questa seconda chiesa però subisce l'attacco dell'autostrada perché dopo l'ampliamento, la terza corsia, la corsia di emergenza imposta dalle norme europee, questa viene chiesa demolita viene demolita intorno al 2010-2011 perché oggi sul suolo, sul luogo dove prima esisteva questa seconda chiesa, esiste lo svincolo, un raccordo di svincolo. Per la seconda volta. Questa è la terza chiesa che noi vediamo, quest'anno è stata
ultimata, dovrebbe essere inaugurata nei prossimi mesi e anche consacrata, credo, nei prossimi mesi. Si attende qualche momento, qualche circostanza particolare per dare inizio al culto della Madonna in questo terzo edificio. Le altre due chiese erano sempre dedicate alla Madonna della Buda? Sì, sì, entrambe le chiese. Perché Madonna della Buda? Madonna della Buda perché la popolazione ha inteso dedicare la chiesa alla Madonna. La Madonna poi ha preso il nome di Buda, che poi è la stessa Madonna che nel centro storico, nel comune, si chiama Madonna delle Grazie. Qui assume sempre nel comune di San Mango. Qui assume la denominazione di Madonna della Buda perché la località sulla quale sorgeva la prima chiesa si chiamava Buda. Buda, anzi in dialetto, che poi è stata italianizzata in Buda. E quindi assume il nome della località sulla quale sorgeva la prima chiesa.
A San Mago gli abitanti hanno una venerazione, una devozione fortissima per la Madonna della Buda. A San Mago hanno una venerazione molto forte, anzi forse si dovrebbe anche dire avevano una venerazione molto forte, perché era essenzialmente un culto tipico della civiltà contadina, e per secoli dal momento della costruzione del paese si è vissuti essenzialmente in una civiltà contadina. Quali erano le tradizioni tipiche o le usanze particolari? Le tradizioni tipiche sono come devozione a sì, questa sono Madonna. sono un po' rimaste, anche se è cambiato il significato nel tempo. Però il significato principale era quello della gente del paese che si univa in occasione della festa della Madonna della Buda, si univa con la popolazione rurale che viveva nelle campagne. Il censimento del 1951, per esempio, ci dice che su una popolazione di circa 2.000 abitanti, quasi 600 abitavano nelle campagne. Abitavano nel senso che risiedevano giorno e notte e anche sabato e domenica. No? Quindi questa primo sabato e questa prima domenica di giugno serviva alla gente del paese per avvicinarsi alla realtà rurale e per entrare in contatto con la popolazione contadina che viveva in queste case rurali. Tant'è vero che la festa si articola su due giorni, perché il sabato la Madonna viene presa dalla chiesa madre, che è la chiesa principale del paese, e portata in processione alla chiesa della Buda, qui distante 3-4 chilometri. Sì, tutte le contrade. Sì, attraverso tutte quante le contrade, facendo anche delle soste in alcune case coloniche o nelle contrade. Poi la Madonna rimane qui la notte tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica, viene vegliata la domenica mattina, sempre in processione, ritorna nel paese. Madre. E quindi c'è questo smosi fra campagna e paese, fra paese e campagna. Questo è stato ed è per molti secoli il significato principale della festa. Poi col tempo sono subentrate sono state inserite altre manifestazioni più civili che religiose. Sì. Quindi
Sì, la tradizione delle verginelle. La tradizione delle verginelle è un voto che una famiglia fa alla Madonna, oppure è un ringraziamento per una grazia ricevuta che la famiglia fa alla Madonna. Ed è curioso perché si ripete nei secoli con lo stesso rituale, la vestizione delle verginelle in casa, la corona di fiori che poi viene offerta alla Madonna, i canti, delle verginelle, anche il numero, anche, i canti, sì, 12, l'età delle verginelle, e anche i canti che sono tradizionali, che sono stati ripresi e ripubblicati per evitare che cadessero nell'oblio come tante altre tradizioni di questo paese. E però questa è una delle tradizioni che esiste e che conserva ancora il suo significato originario. Come la festa in sé che conserva il suo significato originario, quello di osmosi. Ormai nelle campagne non ci abita più nessuno, sì, però infatti. È rimasta questa cosa come simbolo del paese e a segnare anche l'identità che aveva una volta il paese. Questa chiesa quindi è stata costruita tre volte, ma tra la prima, la seconda e questa terza chiesa ci sono delle analogie? Da un punto di vista architettonico no. Perché la prima aveva uno stile puramente rurale, era molto bella, però era una chiesetta rurale. La seconda è stata una chiesa un po' più moderna, campanile stretto, slanciato, la prima chiesa invece aveva un campanile piccolo. Questa è la terza che ha assunto caratteristiche completamente differenti dalle precedenti, sia per la rotondità delle sue forme, sia per questo porticato che non esisteva in origine né nella prima né nella seconda chiesa. Da un punto di vista di oggetti religiosi non credo che ci sia rimasto molto, perché... Ma io leggevo, ho visto delle foto dove praticamente si notava nella demolizione della prima chiesa del 1965 dei ragazzi che correvano per prendere il crocifisso e la campana. Uno di quei ragazzi ero io e quindi posso dire che abbiamo recuperato gli oggetti che erano recuperabili, il crocifisso, un'acqua santiera, una lampada che usava un eremita che viveva in una casa addossata alla chiesa, e la cosa molto più importante, abbiamo recuperato un quadro del 1700 che raffigura la Madonna con San Giuseppe e con il bambino, la Sacra Famiglia, con San Rocco e il cane che guarda le ferite di San Rocco. Di tutto questo oggi non è rimasto più niente, perché poi quando è stata costruita la seconda chiesa, io personalmente gli oggetti che avevo io a casa li ho subito consegnati alla seconda chiesa, e fra le altre cose c'era anche il crocifisso. Il quadro della Madonna è stato restaurato, però disgraziatamente è stato lasciato in quella chiesa lì. Quando è stato demolito il 2010, quindi... No, il quadro era movibile. Purtroppo è stato rubato. È stato rubato perché c'è stata una grande leggerezza
sia delle autorità religiose che delle autorità civili, perché la chiesa aveva già subito un primo furto, essendo allo svincolo, essendo in una zona solitaria, aveva già subito un primo svincolo, candelabri erano stati asportati, era stata segnalata questa cosa, era stato segnalato anche il pericolo che il quadro venisse rubato, purtroppo nessuno ha pensato di portarlo nella chiesa madre, il quadro effettivamente dopo il restauro è stato rubato, era un quadro del Settecento. C'è la campana che pare che sia stata recuperata, pare che sia stata. Molti oggetti sicuramente sono conservati nelle case, in alcune case di persone qui a San Mango. Quindi se ciascuno, come ho fatto io, ciascuno di noi che conserva oggetti religiosi o anche, adesso non c'entra, però oggetti che riguardano la storia del paese, la storia della civiltà contadina, eccetera, se si riuscisse o a trovare un luogo dove mettere tutto questo materiale, oppure gli oggetti religiosi, consegnarli e restituirli, sarebbe sicuramente una cosa fatta bene. Il quadro purtroppo non abbiamo più avuto notizie, esistono delle fotografie che ci sono, credo che sia stato riprodotto anche all'interno della chiesa, io personalmente l'ho pubblicato più volte su alcuni libri di storia, quindi la memoria del quadro rimane, purtroppo non rimane l'oggetto in sé. Gli abitanti di San Mango, la Madonna della Buda, che cosa rappresenta? Io credo che questo culto della Madonna della Buda sia stato uno dei culti, uno dei primi, se non il, anzi, oso dire il primo culto religioso, perché la Chiesa, abbiamo menzione della Chiesa nei registri parrocchiali del 1670, il paese ufficialmente nasce con i capitoli concessi dal Principe d'Aquino nel 1646, poi ripetuti nel 1648, quindi credo che sia stato il primo culto veramente religioso di questo paese. Quindi è la nostra fondazione, è la fondazione del paese, è l'origine del paese che si identifica in questa festività come noi cittadini italiani ci identifichiamo nella Costituzione italiana. Il culto di San Tommaso, al quale il popolo sammanghese è altrettanto fedele, risale al 1717, non prima, perché la statua arriva proprio in quegli anni lì, agli inizi del Settecento. Io direi che per i sammanghesi che ancora credono in questa festività, in questa ricorrenza, sia la ricerca delle proprie origini, sia il ritrovare le proprie origini, è l'atto di fondazione del nostro paese, è la prima venerazione che noi abbiamo avuto, è la prima manifestazione di gioia, di religiosità, di civismo che il popolo sammanghese ha manifestato intorno a un evento. Questi sono fatti fondanti di una comunità vive di queste cose, no? Rafforza il senso di appartenenza al paese, ti rende orgoglioso perché tu appartieni a questa comunità e quindi riconosci in questo culto l'origine di te stesso, del tuo paese. Ma le due volte che la chiesa è stata distrutta, cioè è stata demolita per il passaggio dell'autostrada, i sammanghesi questa demolizione l'hanno vista come un segno negativo per il paese, l'hanno vissuta in questo modo? O una demolizione e basta? La prima volta è passata un po' nell'indifferenza, perché io noi abbiamo avuto il giorno e l'ora esatti della demolizione, quindi abbiamo organizzato questa visita, eravamo 10-15 persone giovani, però in quel momento lì noi non abbiamo visto né autorità civili né autorità religiose presenti, quindi questa cosa mi fa dire che la prima demolizione è passata un po' così. Nell'indifferenza. La seconda un po' meno, perché poi evidentemente gli errori, la storia non consente più il ripetersi degli errori, perché la gente poi ha capito, è maturata anche. Ha visto che è possibile, come è stata possibile la prima demolizione, è stata possibile anche la seconda, quindi c'è stata più partecipazione alla demolizione stessa. Ma opporsi non sarebbe stato possibile, perché lì c'era un progetto
e quindi a 4 chilometri di distanza in linea radaria verso il mare, io ho visto passare l'autostrada su 120 tombe ellenistiche del III secolo, IV secolo avanti Cristo. Io ho visto le tombe integre e poi ho visto le tombe mentre venivano svuotate e poi ho visto l'autostrada che passava su queste tombe. È una necropoli. Sì, certo. È una necropoli che... in che zona? Non c'era Terinese, Porta Vecchia, qui. È una necropoli che anche lì c'è stata l'indifferenza delle autorità comunali. Sicuramente non si poteva fermare il passaggio dell'autostrada, però io parlo di avvenimenti che sono avvenuti nel 2009, oggi siamo nel 2016, non esiste ancora perché la comunità nocerese né a livello amministrativo né a livello culturale di associazionismo eccetera ha ritenuto di dover fare una battaglia su queste necropoli e di perlomeno di avere indietro il materiale che è stato trovato in queste tombe e di collocarlo adeguatamente all'interno di un museo. Purtroppo dinanzi a certi eventi tipo questi di demolizione, di distruzione delle testimonianze del passato, la sensibilità del popolo e spesso anche delle istituzioni non basta. Siamo insieme a Don Giacinto Torchia, che è il parroco del comune di San Mango. Don Giacinto, questa chiesa è stata inaugurata, mi pare, il 4 di giugno, sì. Ma si può celebrare messa? Allora, sì, si può celebrare messa, anche se ancora mancano degli elementi per poterla poi consacrare, come il tabernacolo, la sede, l'ambone, che costituiscono dei punti di riferimento molto importanti per la liturgia. Però già può essere utilizzata per il culto. Questa chiesa per i parrocchiani rappresenta tanto a San Mango? Sì, è un punto di riferimento importante da un punto di vista religioso per le persone, in quanto c'è una devozione molto forte, molto sentita per la Madonna della Buda, che è chiamata appunto della Buda per la zona dove ci troviamo. Esatto, esatto. Quindi la Madonna della Buda in realtà ha visitato questa chiesa e poi è ritornata alla chiesa madre? Sì. Infatti la festa consiste nella processione in cui viene portata qui l'immagine della Madonna in un clima di festa, si celebra la messa, si rimane qui poi tutta la notte e poi la mattina si riparte per ritornare in paese. Sì. Ma la chiesa è visitabile? Sì, sì, certamente è visitabile, anche se ancora non è in piena attività, in quanto entro la fine dell'anno verrà consacrata con tutti quanti gli elementi che servono appunto per la liturgia e poi entrerà in piena attività, però già da adesso è visitabile.